nella Campania Felix, terra di lavoro e di natura, che regala splendidi frutti e rasserena l'animo, sorge Cancello ed Arnone. A 31 chilometri dal capoluogo campano e a 25 da Caserta, l'abitato fu raso al suolo dal cruento bombardamento del 9 settembre 1943. Dalle ceneri si ricostruì. Il legame tra le due comunità divise dal fiume Volturno fu saldato dalla costruzione del ponte. E sullo stesso luogo in cui caddero risorsero anche le due chiese principali. Ci troviamo a Cancello ed Arnone, precisamente nella parrocchia Maria Regina di Tutti i Santi. Dal 1986 assume questa denominazione, ma anticamente la comunità parrocchiale aveva una denominazione diversa, Omnium Sanctorum. Tra le opere di maggiore importanza ammiriamo la statua di autore ignoto della Madonna delle Grazie, verso cui la comunità di Cancello ha una devozione sentita e antica, come testimonia anche la presenza di una cappella a lei dedicata, contenente un dipinto del 1737. All'interno della chiesa di Cancello vi è il dipinto murale della Deposizione del 1954 e l'emozionante dipinto ad olio dell'Incoronazione della Vergine, armonica rappresentazione della bellezza e del mistero. La più antica opera è la statua lignea di Santa Lucia, datata 1748. Santo Stefano, che è il patrono di questa comunità, patrono di Cancello ed Arnone e San Francesco d'Assisi, però entrambe le comunità hanno dei patroni diversi, nell'altra comunità San Biagio. È la chiesa Maria Santissima Assunta in Cielo, costruita nel 1700, il punto di riferimento per i fedeli della comunità di Arnone, che conserva la statua lignea del patrono e il suo reliquiario. Ecco, conserva i dipinti che sono di questo periodo. La Dormizio Mariae è un quadro molto particolare perché in Occidente di solito si è soliti parlare di Assunzione di Maria, cioè Maria assunta in cielo, mentre questo quadro riguarda la tradizione antica dell'Oriente, in quanto in Oriente si parlava di Dormizio Mariae. Poi abbiamo la statua dell'Assunta, che è anche essa antica, del 1700 napoletano. L'altare del 1814 è arricchito da due dipinti su tavola lignea, raffiguranti San Biagio e San Luigi IX. Se la leggenda narra che fu uno straripamento del Volturno a trasportare la statua di San Biagio tra le braccia accoglienti della comunità, la storia ci insegna l'importanza che questo fiume ha da sempre per l'economia, la tradizione e la cultura di Cancello ed Arnone. Gli snodi del Volturno, che riversa poi le sue acque nel Tirreno, hanno permesso il proliferare di un habitat perfetto per la crescita e l'incremento di bufali, docili animali introdotti in epoca longobarda in Italia meridionale. Siamo qui al centro proprio della terra dei Mazzoni, una terra conosciuta, ecco, in tutto il mondo proprio per la popolazione bufalina, per la densità e il numero. Qui abbiamo oltre 33.000 capi bufalini, da sempre adattati bene in questa zona, in quanto ha un habitat e un clima ideale per questo animale, che nel corso degli anni ha fatto sì che aumentasse sempre di più in maniera esponenziale questa popolazione. I numerosi acquitrini permettono ai bufali di trovare refrigerio in acqua e fango, creando così una crosta a difesa dei parassiti e mantenendo la pelle umida. Dunque, è stato tanto naturale quanto rapido lo sviluppo di aziende dedite alla produzione e alla lavorazione del latte di bufala. Ed è esattamente questa la culla della regina della tavola, la mozzarella di bufala campana DOP. Da sempre c'è un legame fondamentale, indissolubile, tra l'animale, il territorio e l'allevatore. Questo legame lo vediamo già negli anni 70, anni 60, dove i mungitori dell'epoca chiamavano i propri animali per nome.
un occhio sempre attento, diciamo così, per quanto riguarda il benessere dell'animale. Quindi noi troviamo delle realtà dove gli animali vengono coccolati, perché diciamo il motto tra gli allevatori è che un animale felice è un animale che produce e rende di più. 150 allevamenti bufalini solo a Cancello ed Arnone ed oltre 12 caseifici che producono non solo mozzarella, ma anche ricotta, stracchino, panna, formaggi freschi e stagionati, yogurt. Dalle prime ore del mattino ha inizio la lavorazione del latte con tutte le sue tappe. Nel momento in cui la pasta fila e dà resistenza, le mani laboriose degli artigiani del latte mozzano la pasta. Da questa azione l'etimo di mozzarella, che sosta infine in salamoie. Poi vengono confezionate, pronte a partire per soddisfare anche i palati su territorio statunitense. Ancora poco conosciuto è il comparto della carne di bufala, le cui proprietà nutritive farebbero gola a tutti. Ricca di ferro e proteine, omega 3 e omega 6 e a basso contenuto di grasso. Da più di 40 anni la mozzarella di bufala di Cancello ed Arnone è protagonista indiscussa della Festa della Mozzarella, evento principale che si svolge nella prima settimana di agosto. Ha origini abbastanza remote, nasce come quasi un gioco in effetti, erano degli amici che si riunirono e cominciarono a pensare a questa festa anche in maniera molto semplice, insomma, anche nell'organizzazione, nella logistica, e dove il prodotto effettivamente era solo la mozzarella ed era conosciuta come sagra della mozzarella. Poi pian piano, con l'evolversi del tempo, insomma con il passare del tempo, siamo passati alla festa della mozzarella, che ha dei numeri molto ma molto più elevati. Un percorso lungo 4 chilometri che attraversa interamente le due comunità di Cancello ed Arnone, concepito come la Via Lattea costellata da stand di vari prodotti legati alla bufala. Non solo mozzarella e formaggi, ma anche carne, pizza, dolci, cosmetici. Ci sono, ecco, momenti culinari, ci sono momenti canori, ci sono momenti di spettacoli vari, ci sono gruppi popolari itineranti, giocolieri, artisti di strada, quindi è stato tutto un insieme, insomma, che doveva fare da cornice a quello che è il prodotto clou in effetti, che è la mozzarella e tutto quello che è legato alla bufala. Il divertimento e l'aspetto gastronomico passano dalla tutela e dalla valorizzazione di un prodotto di eccellenza che rispecchia nelle proprietà organolettiche i sapori della tradizione. Oggi viene lavorato con le più moderne tecnologie produttive ed appartiene ad una filiera tracciabile e sicura. Quest'anno è un anno un po' particolare, è impossibile che venga realizzata la festa della mozzarella. Non può che esserci l'invito per tutti quanti volessero di venire a Cancello Arnone, semplicemente perché è un paese ospitale, ha delle prelibatezze uniche al mondo nel suo genere. Cancello ed Arnone vi accoglierà in qualsiasi momento dell'anno, ma se vorrete assistere e partecipare ad un evento che è antropologico e non solo enogastronomico, rivolto alla memoria storica e alla celebrazione di un prodotto conosciuto in tutto il mondo, vi consigliamo di visitarlo in occasione della Festa della Mozzarella.